Buonasera dalla Casa dell'Energia, benvenuti in una nuova puntata di Nero su Bianco come tradizione quando siamo attorno alla fine dell'anno, all'inizio dell'anno nuovo, dedichiamo una puntata all'economia per sapere insomma, che aria tira, che cosa accadrà, quali sono gli scenari del prossimo futuro, i settori magari più in crisi, quelli che si spera escano dalla crisi e quelli emergenti, come si suol dire, anche perché la nostra città, la nostra provincia ha delle eccellenze a volte anche poco conosciute, anche in settori cosiddetti innovativi, perché abbiamo un servizio proprio anche su una di queste realtà. E allora, per capirne di più, questa sera abbiamo il segretario generale della Camera di Commercio di Arezzo Siena, il dottor Giuseppe Salvini. Buonasera Benvenuto. Buonasera. Che ci dicono, ce lo dice spesso Piero Franchini, che eh, saluto, che. È, mo era è molto ambito il nostro segretario vero? nel senso che tante camere di commercio avrebbero sì, voluto averlo perché, perché rubano, è uno dei più bravi sì. d'Italia che noi vuole, si lo può lo dire, lo abbiamo eh, tenuto e legato proprio l'abbiamo eh, legato eh, con me infatti eh, è, è, stato è una catena che può arrivare al massimo fino del alla nuovo casa nuovo... dell'energia poi <ride> un lato un andare saluto quindi... David Faltoni che di economia se ne intende perché fai anche il commercialista mi fate fare oramai mi fate fare di tutto quindi Partiamo intanto eh, con il dottor Salvini su questa che è stata diciamo, la, la novità, cioè l'incontro eh, diciamo, no, tra le, le Camere di Commercio di Arezzo e Siena. Lo definisco un incontro, anche qui ovviamente anche ci sono stati dei timori campanilistici no, sul fatto che no, abbiamo il presidente di Siena, la sede però è di Arezzo, eccetera. eccetera. Allora, che cosa cambia eh, anche per le nostre imprese? Ma guardi, per chiarezza io partirei che questo per, da come è cominciato il percorso. Il percorso è cominciato da una legge che ha disposto, ma meglio direi imposto, che cosa? il dimezzamento del finanziamento alle Camere di Commercio e conseguentemente anche l'accorpamento fra le strutture contigue per come dire, creare sinergie e razionalizzazione. Nel nostro caso, ma in tutta Italia sono 60 le camere di commercio da 105 che erano nel nostro caso, come dicevo, la legge ha disposto che la Camera di Commercio di Arezzo venisse accorpata a quella di Siena. Devo dire nella nostra realtà abbiamo, ci siamo adeguati a questa direttiva imposta dalla legge in maniera il più possibile flessibile. Cosa voglio dire? Abbiamo cercato di costruire mattone su mattone la nuova Camera di Commercio di Arezzo-Siena, lasciando gli uffici sui territori, lasciando il presidio di tutto quello che è il servizio all'impresa nei rispettivi territori, e in questo percorso di costruzione devo dire che piano piano si è creato anche un clima positivo, anche superiore a quelle che erano le aspettative iniziali, un clima positivo fra il mondo economico. 43 categorie economiche dei territori di Siena e Arezzo hanno piano piano, step by step, condiviso un percorso che poi ha portato all'elezione dei nuovi organi. Elezione dei nuovi organi che vedono in una rotazione degli incarichi perché Ricordo ancora una volta che il nostro, eh, la nostra norma, la nostra legge prevede un mandato quinquennale in cui si parte con un presidente senese, due vicepresidenti aretini e una rotazione naturale delle cariche. La giunta esecutiva è composta da otto rappresentanti, dove trovano in un equilibrio allargato la rappresentanza, il commercio, l'industria, l'agricoltura, il terziario, quindi. L'artigianato ovviamente, tutte quelle che sono le peculiarità del territorio. Vorrei anche dire che alla fine di questo percorso noi andiamo a realizzare una nuova camera di commercio che è la più grande della Toscana, un terzo del territorio regionale, quindi una camera importante che avrà un peso anche politico rafforzato sui tavoli che contano, sui tavoli della regione, sui tavoli del Ministero o, del, o di Roma, una camera che per dimensioni, per peculiarità anche produttive del territorio è assolutamente complementare. Cosa voglio dire? Che abbiamo, e questa è stata una fortuna, delle specificità economiche non in competizione. Arezzo, un manifatturiero importante, ora in moda, Siena agroalimentare, turismo, farmaceutico, quindi settori assolutamente integrabili delle grandi primazie su quello che è l'esport, su quello che è il vitivinicolo di qualità, il turismo, quindi, ecco, ripeto, nella rappresentanza economica, quando si parla di interessi economici, più peso hai, più conti, meno peso hai, meno conti. Quindi alla fine di questo percorso, ripeto, imposto dalla legge, non voluto, non ricercato da Siena, e da Arezzo, questo voglio specificarlo, però è venuto fuori un matrimonio che tutto sommato può rinforzare questa rappresentanza economica, ricordando anche che l'economia non ha confini, quindi come abbiamo detto tante volte, l'artigianato, il commercio non sono confinati nei perimetri della provincia, ma rappresentano territori problematiche come dire più comuni, quindi non c'è veramente questa perimetrazione territoriale quando si parla di economia. Davide, questa riforma, appunto, eh, ovviamente eh, ci siamo adeguati, come ricordava il dottor Salvini, eh, è una riforma che condividi, cioè, non so se la logica è quella di, di risparmio. No, non di risparmio. ma allora io rivo, no, non allora, apprezzo l'equilibrismo del dottor Salvini, giustamente, che deve fare, che deve dire, ma <ride> quando mi sento dire che... Abbiamo salvaguardato tutto il personale, tutti gli uffici, tutte le strutture, tutte le sedi. Sì. A che si è fatta fare? Cioè, scusate, cioè, voglio dire, no, ora lo so, lui mi dirà, ora l'ha sì. anche detto, dice sì, ma ora la forza di queste due province è, è maggiore. Ok, l'abbiamo subita, l'ha stabilito chiaramente è una scelta che io penso veramente, senza senso. <coughs> Ma anche nella scelta di unire Arezzo a Siena, che proprio non ha senso, e perché io credo che i due estremi, io penso sempre. Cioè, un tempo quando si facevano le province si guardava le distanze dal centro, ma credo che rimangano tutt'oggi. Ma questi due so, estremi si attraggono. Ma sì, ma qui secondo me c'era poco da attrarsi. Comunque volevo dire, è un po' sono le riforme di quel momento che ahimè eh, in Toscana avevano già dei precedenti, guarda le ASL, guarda altri tipi di servizi, che io credo che sono nate già morte perché erano concezioni di molti, molti anni fa. Eh, oggi credo che Arezzo aveva bisogno invece di una propria Camera di Commercio fatta da eh, rappresentanti del territorio, perché Arezzo e Siena credo che veramente non abbiano più nulla da condividere o pochissimo da condividere perché Siena to sta tornando ad essere la città che vive sull'università, che vive sicuramente <coughs> sull'agricoltura anche di buon livello e, ahimè, e quindi perlomeno, delle, perlomeno ha delle grosse risorse. E il turismo. Arezzo mi sembra che veramente sia, stia morendo e poi me ne riparleremo dopo, ma credo che Arezzo veramente nessuno si preoccupa dell'economia dell retina, ma l'economia retina sta sprofondando, quindi mi sembra una scelta veramente assurda. stiamo la, la risposta. No, io vorrei, ripetendo, ripeto che qui abbiamo una legge che ce l'ha imposto, però io vorrei ricordarvi che da economista, da appassionato di economia, che l'economia ha proprie regole. Il campo di gioco dell'economia è il mondo, non è un territorio circoscritto. È il mondo, sono i mercati del mondo, sono i mercati nazionali. Vorrei anche ricordare che la maggioranza delle categorie economiche ormai opera su area vasta: Confindustria opera su una realtà che va da Arezzo a Grosseto, altre realtà come la CNA hanno dei portavoce comuni per area vasta. Quindi anche la rappresentanza economica tende a travalicare i confini ristretti della provincia perché ormai nostra, il nostro compito è di rappresentare con la maggior forza possibile le peculiarità e le problematicità dei territori. Quindi più peso sei e più riesci a farti sentire. Vorrei anche evidenziare che in questa trattativa, credetemi, delicata, anche voglio dire faticosa che abbiamo portato avanti, siamo riusciti a mantenere la sede legale ad Arezzo. Quindi la nuova realtà camerale Arezzo-Siena vede come sede legale Arezzo e questo credo che non sia un risultato da trascurare. Peraltro ecco, negli organi vi è ancora una importante rappresentanza, autorevole rappresentanza dell'economia retina. Che vi devo dire, io sono ottimista di natura, faccio uno sforzo di ottimismo anche in questo caso. Il futuro che ci attende poi ecco, sarà giudice di tutta questa, di questa avventura in cui ci siamo, nostro malgrado, dovuti incamminare. Però ecco, devo dire una cosa di fondo. Il clima che si è creato fra il mondo economico aretino e il mondo economico senese... È positivo, è un clima costruttivo, al di là delle aspettative iniziali come ho detto prima e vedo che le categorie abituate già a confrontarsi stanno collaborando ottimamente. Il nostro impegno è stato quello di cercare di lasciare nella prossimità più possibili servizi, quindi non ci saranno disagi per i nostri utenti, non ci saranno disagi per le nostre imprese che troveranno sempre sui territori i riferimenti. Allora, sentivo che anche eh, Piero Franchini, che è stato all'interno no? eh, dell'ente. Sì. Della, allora, dell ancora ci vorrà un po' per convincere quella gente che dice che eh, abbiamo venduto la Camera di Commercio a Siena. Quindi, come d'altronde più volte è stato detto, eh, prima con l'Asle e poi con tante altre cose, diciamo che eh, dobbiamo, abbiamo dovuto un po' pietire, ad esempio, con l'università quando al momento in cui ci facevano quello che gli pare, perché poi con l'università hanno fatto quello che gli pare, ci hanno dato Tutto i, i, eh. i, ne i bocconcini nemmeno la nostra ci giunta ci crede vorrà un po' di tempo quindi. per superare questa cosa perché io cioè, sento noi che siamo da, in parte delle imprese, da parte delle imprese sento i colleghi per dire che, che non è che la vedano poi ancora diciamo, forse probabilmente magari quando al momento in cui si vedranno i fatti probabilmente ecco io So che giustamente noi abbiamo, io, e questo vi devo dire che, ma non perché ora lui è qui, ma vi devo dire che perché proprio lo conosco, e quindi ecco, fidiamoci di tutti, ma soprattutto di Giuseppe Salvini. Un po gentile. Perché no, perché onestamente lui una cosa che sarebbe pesata troppo non l'avrebbe mai fatta, non l'avrebbe mai fatta, che sarebbe pesata troppo alla città di Arezzo. Quindi io ho vissuto questa, questo travaglio, diciamo, no? perché è stato un travaglio, perché onestamente credo che eh, oltretutto, oltre che, diciamo, a quello che, che, che si è dovuto fare, ma anche le varie competenze che sono state diciamo, tolte alla Camera di Commercio, quindi sono rimaste poche le cose che le Camere di Commercio possono fare. Quindi ecco, onestamente credo che eh, qui non c'è stato proprio eh, dei momenti che, in cui credo che si è voluto proprio danneggiare, diciamolo chiaramente, danneggiare l'economia italiana e danneggiare soprattutto quelle strutture là dove si teneva appunto di conto di ciò che erano le colonne, quindi le imprese, gli artigiani, le piccole aziende, quelle che sono poi le colonne, perché poi noi vediamo tutti i giorni. No? Vediamo che poi quelli che fanno grossi giri, grossi affari, poi dopo va a finire che si costruiscono le cose nei vari paradisi fiscali, si sì. fanno le loro cose sporche in giro ecco, ecco, e invece i, i piccoli e i medi e le, le piccole aziende sono lì perché hanno un numero e quindi loro non è che poi tutto il giorno devono stare lì e quindi ecco, sono facilmente reperibili. Ecco, io credo che onestamente. Eh, tra le cose peggiori che ci potevano capitare questa è stata diciamo la meno peggio quindi ecco ora vediamo sa sappiamo onestamente che eh, Siena da qui là, che prima cioè, aveva quella grossa banca che noi sappiamo che eh, li sponsorizzava spesso sponsorizzava e quindi sponsorizzava soprattutto con il portafoglio insomma, eh, perché eh, sponsorizzare con le chiacchiere va bene però Soprattutto lì ci si mettevano i soldi. Ora diciamo che eh, debbono, devono essere per forza un pochino più malleabili, perché chiaramente ora non ce l'hanno più queste colonne diverse da quelle... Ora anche loro si devono affidare a quelle colonne che sono le imprese. E quindi ecco, e con le imprese è chiaro che noi abbiamo molte cose di più eh, di quello che è a Siena. Quindi ecco, chiaramente questa diciamo sperequazione che c'è fra le, le differenze che ci possono essere, è chiaro che è un po' peseranno, però diciamo che noi credo che faremo valere le nostre eh, buone cose e quindi i nostri i buoni prodotti che abbiamo, le nostre cose che produciamo e quindi credo che eh, io, non è che noi ci dovremo accodare a Siena, ma dovrà essere Siena. Che si accoderà a noi. Quindi ecco. mm. sì, io vorrei anche ricordare una cosa: questo taglio delle entrate del 50%, che in una qualunque azienda produce sicuramente e immediatamente delle difficoltà, ha prodotto a livello nazionale nel sistema delle camere di commercio degli sfracelli, perché ci sono copiose Camere di Commercio, un grande numero di Camere che hanno difficoltà addirittura a pagare gli stipendi, a fare, fanno anticipazioni bancarie per pagare le obbligazioni per pagare gli stipendi, non riescono a investire un euro sul sistema economico, fanno soltanto servizi di tipo amministrativo. Ecco, proprio oggi noi come Camera di Commercio Arezzo Senna abbiamo approvato il bilancio, ancora sono importanti le risorse che insieme riusciamo a mettere sul territorio, si parla di ancora qualche milione di euro, quindi cifre importanti, frutto del fatto che come Arezzo abbiamo una tradizione di operosità con pochi dipendenti, Siena un po' di più, ma anche lì non numeri stratosferici, quindi di fatto due camere abbastanza sane, sane, che si sono unite, riescono ancora a investire sul territorio e vogliamo privilegiare, questo oggi è stato... Come dire, il segno distintivo: una continuità con gli investimenti di un tempo sul territorio, quindi un'attenzione importante al marketing territoriale, un'attenzione importante al turismo, all'università. Parlavamo prima del problema retino dell'università. Vorrei ricordare che la Camera di commercio di Arezzo e ora di Arezzo-Siena continuerà a finanziare il polo universitario retino con risorse importanti. Quindi ecco, cerchiamo di. Abbiamo cercato in questo stravolgimento comunque di assicurare al territorio una continuità di intervento e il bilancio che abbiamo approvato ecco, dà questo tipo di conferma. Poi il tempo, Piero sarà il vero, il vero giudice. Ecco, l'impegno, questo si può garantire, c'è tutto e c'è fino in fondo. Torniamo a Bentornati alla Casa Energia, parliamo di economia, stiamo parlando anche della nuova Camera di Commercio di Arezzo e Siena, eh, avevamo raccontato anche la nuova aggiunta proprio nell'immediatezza delle nomine. Vediamo. Dopo la nomina del presidente Senesi Massimo Guasconi avvenuta lo scorso 12 novembre, la nuova Camera di Commercio di Arezzo e Siena adesso ha completato le procedure di costituzione degli organi politici e di rappresentanza di quella che è la realtà economica della nuova circoscrizione territoriale di riferimento, la più grande della Toscana, una delle più grandi d'Italia. I nuovi membri della Giunta, eletti a scrutinio segreto, sono Roberto Bartolini, Franca Binazzi, Andrea Fabianelli, Walter Fucecchi, Anna Maria Nocci Centini Lapini, Daniele Pracchia e Ferrer Vannetti. La giunta camerale sarà chiamata nelle prossime settimane a predisporre, per l'approvazione da parte del Consiglio, i documenti previsionali e programmatici, a cominciare dal bilancio preventivo e dal programma pluriennale dell'attività dell'ente. Le imprese dei rispettivi territori continueranno ad usufruire, presso le due sedi, di tutti i servizi e gli sportelli già esistenti. Andiamo su, ecco, sulle prospettive economiche. Diceva prima Davide Faltone la situazione come hai detto, è drammatica. Sì, Secondo sì, lui è sì, drammatica. Sì. Sentiamo un po' quello che ci dicono i dati, quello che ci dicono anche le, le previsioni. Una provincia chiaramente che ha vissuto la grande crisi dei settori, no? Quelli che da sempre sono stati quelli portanti. E dove sta andando? Allora guardi, noi come Camera di Commercio ci è rimasta questa competenza straordinaria che è di essere ufficio periferico dell'Istat. E in questo ruolo noi. Abbiamo 18 osservatori economici che misurano la temperatura dell'economia reale del territorio che poi venne trasmessa a Roma per avere il quadro complessivo nazionale. E come diceva l'amico, qui la situazione è in chiaro rallentamento. È in chiaro rallentamento prima parlavamo di economia che non ha confini ha un orizzonte mondiale e a livello mondiale il, mi, il 2018 è caratterizzato da questo diffuso rallentamento del ritmo di crescita. Guardate un esempio, ultimo, terzo trimestre, freschissimo, la Germania dal 2015 fa registrare nel terzo trimestre del 2018 il, la prima riflessione negativa del PIL. Quindi Dopo tre anni un dato trimestrale in Germania, locomotiva d'Europa, è di segno negativo. Le elezioni di mid-term negli Stati Uniti hanno prodotto anche lì qualche incertezza di natura economica. La stessa Cina, mercato mondiale di riferimento, è in rallentamento. Questo ha un riflesso immediato sull'economia nazionale. Considerate che il PIL italiano dall'1,5% del 2000... Stimato al 2018 è in crescita stimata per il 19% forse all'1%. Quindi c'è un rallentamento del clima di crescita che coinvolge anche la provincia di Arezzo. La nostra provincia, che è una provincia straordinariamente evocata all'export, io lo dico spesso con anche tanto orgoglio, la nostra è la terza provincia italiana per intensità di export in rapporto alla popolazione. Oltre l'80% del valore aggiunto provinciale è acquisito sui mercati esteri, quindi abbiamo degli imprenditori straordinari che riescono a presidiare i mercati del mondo in maniera ineguagliabile. Però stiamo scontando anche noi questo rallentamento. E già dal terzo trimestre, sono dati freschissimi, guardate che ho avuto a disposizione due giorni fa, il terzo trimestre del 2018 segna per l'export aretino una flessione una flessione che a nostro avviso è indicativa proprio di questo, di questo rallentamento della congiuntura nazionale e mondiale. Quindi abbiamo di fronte a noi un quadro che potrà essere rallentato per quanto riguarda il nostro grande fattore competitivo che era l'export, abbiamo una situazione del mercato interno, che ormai da anni anche qui è in stabilità perché i consumi delle famiglie non sono decollati come, eh, come si poteva pensare, gli investimenti pubblici e privati languono. Quindi una situazione ancora di stallo. Il 2019 potrebbe avere qualche criticità, soprattutto, ripeto, per questo rallentamento che ci attendiamo dei mercati internazionali. Sì, però ora c'è la nuova manovra, quindi la nuova manovra del, del nuovo governo, diciamo così, dovrebbe sopperire a tutto, quindi io allora. stamani ho letto un po' i giornali, non mi sembra così, però eh, onestamente credo che eh, la speranza è sempre l'ultima a morire e noi imprese eh, Speriamo molto sia nella Camera di Commercio, o oggi ci attacchiamo a qualsiasi chiodo perché veramente non ne possiamo più, perché onestamente credo che siamo arrivati proprio al, al dire, eh, al vivere così, di, 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 come, come si dice, di, alla, alla giornata, ecco, non senza, senza più sapere e programmare ciò che sarà il futuro. Quindi ecco, io credo che in questo caso e qui faccio un appello alla, alla, anche se le possibilità diciamo, sono quelle che sono però al eh, direttore appunto Salvini perché delle capacità lui ne ha e quindi ecco che, eh, di stare vicino veramente alle aziende di lasciare perdere magari quelli, quei eh, diciamo, meandri politici là dove ci sono un sacco di cappe che coprono e poi dopo chiaramente perché quelli hanno poca a che vedere con le aziende sane. Quelle sono quelle cappe famose che onestamente danneggiano e non... Ecco, quindi, e ad Arezzo ne abbiamo. E ad Arezzo ne abbiamo. Quindi, ecco, e qui, ecco, io mi affido appunto all'unica cosa che noi abbiamo come imprenditori è che è la nostra camera di commercio. Ecco, perché se no, dalle altre parti, credo che... Eh, lì dove si va e come si dice Arezzo sono gomitate. Sì. Ecco. Mm. Abbiamo anche qualche... Che punto di forza ovviamente, questo è il quadro a tinte fosche peggiore possibile, però ecco io vorrei evidenziare che abbiamo anche delle grandi potenzialità, abbiamo nel nostro territorio delle straordinarie aziende medie che sono estremamente competitive anche in questa situazione di rallentamento, le imprese della moda cioè abbiamo un leader nazionale e Mondiale della Moda che sta tirando bene, medie aziende dell'abbigliamento, anche abbigliamento bamb da bambino, aziende meccaniche importanti, abbiamo aziende del digitale, anche in questo caso leader a livello nazionale. Quindi cosa dire? Noi abbiamo un sistema di piccole e medie imprese, ma per, soprattutto con riferimento ad imprese leader dei rispettivi settori su cui noi possiamo contare per il futuro. Pietro io credo, credo che questa sia la nostra come dire, auspicio migliore. Cioè, sì, quest... ma ci manca un po' qualcuno che ci organizza. Capito? Ci, manca, sì, questo, questo ci manca qualcuno che ci organizza. Questo sì, ecco, la nostra grande forza sono queste aziende, aziende competitive e leader nei rispettivi settori che possono trascinare dietro anche una filiera, una filiera importante. Vorrei anche sottolineare un'altra potenzialità straordinaria che il nostro territorio può esprimere in chiave di rilancio, che è il turismo. Guardate, sul turismo noi abbiamo dei dati abbastanza recenti, assolutamente incoraggianti. Quest'anno, dagli ultimi stime, dovremo superare il milione e mezzo di pernottamenti in provincia di Arezzo, cresciamo in termini di flussi turistici, in termini di percentuali più della regione Toscana, dal 2010 cresciamo più della regione Toscana, abbiamo circa 500.000 arrivi in provincia di Arezzo, Arezzo si è presentato alla grande in questo periodo natalizio, dimostrando a tutti. Anche su scala nazionale le grandissime potenzialità del territorio e io credo che l'emozione che può garantire il nostro territorio al turista sia impagabile. Quindi sul turismo, turismo c'è una pista di lavoro importantissima su cui scommettere per il futuro. Quindi è un quadro ancora complesso, con tante diffuse criticità, però abbiamo delle carte da giocare. La media azienda. Competitiva, medio-grande, competitiva e anche piccola sui mercati internazionali perché ha un prodotto del Made in Italy, agroalimentare di qualità, moda, oro, anche qui delle aziende leader e non dimentichiamoci il turismo. Eh, Davide, tu hai clienti, immagino anche aziende, quindi hai uno spaccato, diciamo anche da vicino, sì. che situazione percepisci? La situazione. I buoni auspici del dottor Salvini vanno benissimo, tutti ci auguriamo, di, di, però la realtà è drammatica. Arezzo credo sia una delle città in cui il mercato immobiliare è tra i più asfittici e, e questo, questo, questo è l'indicatore principale. Cioè, Arezzo è un immobile, non si vende. Arezzo non si costruisce più, pochissimo, qualche, proprio qualche piccola eh, realtà, <coughs> ma ribadisco... Chi anche è in difficoltà e vuole vendere un immobile magari per pagare i propri debiti, penso alle imprese, penso ai privati, non lo può fare perché gli immobili non si vendono ad Arezzo, non solo, non solo ma si sta vivendo una realtà che apparentemente può essere eh, un, diciamo, sostitutiva di questo tipo, da altre città, soprattutto da Firenze, vengono a comprarsi la casa o arezzo, abitare a Arezzo in affitto perché gli affitti rispetto a Firenze costano un terzo o la metà o comprare un immobile a Arezzo costa la metà che a Firenze. Ma questo non è che è positivo. Va bene, questa è la dimostrazione della difficoltà in cui siamo. Uno degli elementi per cui siamo in questa difficoltà non ce lo possiamo dimenticare è la banca, la banca Etruria che praticamente la nuova banca sta facendo una politica che nessuno dice niente ma ho notato e ho sentito in molti fa rientrare quei clienti che gli sono rimasti li sta cercando di fare rientrare e questo chiaramente in un momento così drammatico per la città e sapere che questa banca sta facendo questo tipo di politica e nessuno dice niente perché non ho sentito né il sindaco né la Camera di Commercio né le associazioni dire nulla e eh, invece secondo me bisognerebbe un attimino anche qui proteggere i nostri imprenditori perché sarà anche vero che, il, sarà anche vero che il, quello che ha lasciato la vecchia banca era forse eh, difficile da digerire, però bisognerebbe anche cercare di avere dei tempi, dei modi in maniera tale di tener conto che Arezzo sta veramente morendo. Poi il settore Orafo. In questi ultimi mesi, dai, da quello che sento, sta soffrendo enormemente, soffre enormemente, sono tutti in difficoltà nel, nei pagamenti. Quindi qui veramente, eh, ribadisco, il ruolo della Camera di Commercio sicuramente è importante. Mi auguro che ora questa Camera di Commercio non sia distratta da, da tutto questo spazio che si trova, e, ma anche le associazioni di categoria, ma la politica. Io, io penso alla politica che oramai... È quella che è veramente assente, perché anche, nella, a parte la vicenda della Camera di commercio, in cui non ho sentito un politico aretino che abbia detto qualcosa, anche perché poi secondo me c'era da aspettarsi, eh, se, ci fosse, se a Siena ci fosse stato un risultato alle amministrative diverso, forse uno scontro, ma evidentemente due giunte di destra, guarda caso, è venuto fuori eh, due giunte di destra, era anche difficile poter contestare qualcosa. Però ribadisco, la situazione da Arezzo, io mi baso sul mattone, credo che sia l'elemento eh, fondamentale, è drammatica. Arezzo un immobile non lo vendi, un immobile, ma nemmeno lo svendi, perché ora siamo a questo assurdo, nemmeno lo svendi. Quindi se facciamo riferimento ai prezzi del periodo d'oro fino al 2008 e uno dice lo vendo alla metà e credo che sia... Eh, il, la, il valore attuale non lo vendi, bisogna che tu scenda ancora meno della metà della metà. Io cioè, ribadisco, io ho, conosco situazioni in cui effettivamente, e, e allora chi non ha problemi evidentemente non vende, magari vorrebbe vendere, ma non vende, perché logicamente se deve, se deve vendere a un quarto del valore che aveva solo dieci anni fa non lo vende. Chi è in difficoltà lo vorrebbe magari vendere eh, o non ci realizza più niente oppure proprio non riesce nemmeno a vendere. Allora pubblicità, poi rispondiamo subito. Eccoci tornati dalla Casa dell'Energia, eh, parlava prima David Faltone, diceva della crisi del, del mercato immobiliare. Eh, di, eh, dottor Salvini, eh, è effettivamente così? Fra l'altro guardate io ho una memoria quasi fotografica per i numeri. Prima della crisi erano oltre 8.000 le compravendite immobiliari in provincia di Arezzo. Dopo dal 2015, dopo la crisi, 14-15 si livellano sulle 4.000 compravendite. Quindi veramente c'è stato un calo verticale, però questo vedete, è conseguenza di quello che dicevamo prima. Negli ultimi anni la nostra economia provinciale ma anche nazionale è stata guidata dall'export, quindi il PIL nazionale come il valore aggiunto provinciale ha avuto una risultanza grazie proprio all'export, alle imprese esportatrici, il mercato domestico e i consumi interni sono fiacchi ormai da anni, quindi propensione al consumo pari allo zero, investimenti pari allo zero, aspettative per il futuro... Non ottimistiche, guardate anche questo della prospettiva, è una variabile che poi va a influenzare quella che è la propensione al consumo. Se non vi è una certezza, una sicurezza per il futuro, il comportamento, l'aspettativa di comportamento dell'essere umano, del consumatore è quella di trattenersi dal fare acquisti, da consumare. Il problema che diceva. È un problema importante che investe anche tutta la filiera dell'arredo casa, dal mobile alla cucina e abbiamo esempi anche ovviamente di questa natura in provincia di Arezzo. Il nostro valore aggiunto, ripeto ancora perché dobbiamo trovare le soluzioni ai problemi, sempre individuare il problema ma anche la possibile via d'uscita come dicevamo prima, è contare su quelle aziende, puntare molto su quelle aziende che possono farsi valere per il prodotto, per il servizio, per la creatività, per l'innovazione sui mercati del mondo. Lì si gioca la vera sfida. Sul mercato domestico, rimanendo ai nostri confini, una grande potenzialità, ripeto, è il turismo, che è democrazia economica, che è ricchezza diffusa in un territorio. Il turista che arriva non spende solo presso l'esercizio alberghiero, ma va al ristorante, va al supermercato, va dal cartolaio, quindi è una ricchezza che si distribuisce su un territorio. Questo credo sia una grande opportunità. Poi ecco un'altra opportunità, ma questo magari ne parliamo a un prossimo passaggio, può essere rappresentata da quella che è l'economia digitale. Noi solo il 16% per fare un esempio delle imprese retine è in grado di vendere online i propri prodotti, quindi ha un sito per commercializzarlo, ma anche per i pagamenti. Considerate a livello dell'Unione Europea il 60% dei consumatori ormai compra online. Quindi siamo indietro quindi siamo indietro e abbiamo anche lì possibilità di recuperare. Queste sono ovviamente come dire, delle aspettative ma anche delle possibili soluzioni su cui veicolare incentivi, veicolare sforzi, veicolare anche come dire, nuove energie imprenditoriali. Tu ce l'hai il sito dell'e-commerce? Sì, ce l'ha sì. anche lui, è digitalizzato. Sì dunque aspetta sì. aspetta aspetta prima dobbiamo vedere un servizio sul, sulle novità sul commercio che c'è stato un Io incontro sono tutto digitalizzato ti sei digitalizzato ti perfetto anche qui nelle scarpe addirittura ah, <ride> allora, vediamo questo servizio sulla eh, la serata che c'è stata con confesercenti con eh, l'assessore regionale no? il commercio che è venuto a, a raccontare le novità sul commercio, sul commercio. vediamo Presentato anche ad Arezzo il nuovo codice del commercio che entrerà in vigore il 13 dicembre. All'interno della sede di Confesercenti è intervenuto l'assessore regionale Stefano Cioffo. Una regolamentazione, ha detto l'assessore, che arriva al termine di una lunga concertazione avuta assieme ai rappresentanti delle associazioni di categoria, che abbiamo voluto tenere in considerazione nel rispetto del reciproco ruolo. La tappa a retina è servita per scendere nel dettaglio e spiegare cosa cambierà sul commercio in sede fisse e sulle aree pubbliche, sulla distribuzione della stampa quotidiana e di quella periodica, ma anche nella somministrazione di alimenti e bevande e la distribuzione dei carburanti. Argomento importante anche le attività fieristiche e la riqualificazione e la valorizzazione dei luoghi del commercio. A margine c'è stato modo di parlare anche del tema dei mercatini degli svuota soffitte, ha detto il presidente di Confesercenti Arezzo Mario Landini, c'è ancora da lavorare per una regolamentazione. Per il futuro l'impegno dell'associazione di categoria sarà quello di continuare a vigilare ed essere in prima fila nei processi di valorizzazione e promozione dei territori utili a dare una spinta al turismo e ai consumi. Allora, ehm, tu c'eri, eh, quindi ci sono delle novità positive per i commercianti? Sì, cioè, anche se eh, stiamo chiudendo le porte delle stalle quando i bovi sono già usciti, come si dice, no? Ecco, eh, sì, probabilmente ora c'è un rapporto diverso con eh, le grandi distribuzioni che quindi avranno meno territorio da poter, come dire, eh, sfruttare, quindi anzi ne hanno veramente poco perché ma già eh, il territorio mi sembra che è abbastanza saturo. Quindi. Poi eh, diciamo che ci sono una serie di, appunto, di, di cose che, sono, che andavano viste, andavano viste eh, da tempo, quindi, eh, ma ci sono purtroppo eh, situazioni in cui credo che eh, ben poco ci sia da fare io ho visto quella ad esempio che si venderanno i giornali dal fruttivendolo dal, cioè, oppure dal perché le abbiamo visto io proprio in questi giorni una domenica mattina sono andata a cercarne due o tre che mi ricordavo che c'erano eh, sono, e sono chiusi sono ce, eh, 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 ce ne sono sempre di meno però ecco eh, è chiaro che anche i giornali mi si diceva che eh, dal fruttivendolo per dire sarà molto difficile perché chi glieli porterà e si tratta di, 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 di chiedere i 50-60 euro al mese solo per il, il trasporto di giornali, quindi non so quello che... Quanti, ecco, quindi ci sono... Se vendono c'è in carta la frutta, mi cioè, cioè, sì, Alla fine c'è in carta la frutta, <ride> che forse gli conviene, insomma, no, per dire, non comprerà più la carta. So. Però ecco, e poi ecco, diciamo, ci sono state tante cose, eh, mi si, si diceva che ad esempio... Per quanto riguarda il discorso appunto delle feste, delle fiere, eccetera, eccetera, c'era un'evasione che si aggira intorno al miliardo e mezzo. Non mi sarei mai reso conto che le varie sacre o le varie feste paesane portino a così. e Addirittura sono state scoperte poi delle, delle, delle aziende, delle, delle persone che affittavano per dire, le associazioni, e là dove magari non c'era più nemmeno la squadra di calcio, per dire. Eh, però eh, c'era un'associazione che si chiamava che, uh, Calcio non so, per dire di musulmano. Affittavano questa eh, per fare business, e quindi ecco, probabilmente anche quelle saranno prese un po' più di mira. Poi dopo c'è appunto il fattore dei, dei, dei distributori. Il fattore, ecco, però, ecco, secondo il mio punto di vista, queste sono cose diciamo, che sì, marginalmente danno una piccola mano. Però io credo che i nostri governanti, e quindi tutti, dovranno rendersi conto. Magari basta andare lì nelle botteghe, chiamiamole così: le botteghe, e chiedere quali sono le difficoltà. Invece, purtroppo, spesso e volentieri io mi accorgo, perché io sono stato un po' di qua e un po' di là, no? anche in Camera di Commercio. Quindi, Molto spesso purtroppo si parla così tanto per parlare, capito? Ecco, quindi cioè, le vere, le vere eh, realtà non si vanno a toccare e lì probabilmente si, troverebbe le si troverebbero le difficoltà perché già la sicurezza, tutta una serie di cose che devono, richiedono investimenti all'azienda e che poi tutto sommato. E dai dai non gli portano niente perché la sicurezza non c'è, i funghi sì. ci sono sempre cose. E ecco curioso di sapere il dato, anche se visto che c'è la memoria fotografica sì. dei numeri, quantomeno avere una tendenza... No, perché ci incuriosisce ad esempio il dato dell'imprenditoria cinese, no? Che ogni oh. anno... ecco perché la vediamo ovviamente sì. che spuntano come funghi sì. negozi sì. e non solo. Allora. E sembra che stiano sempre cioè, loro sì acquistare addirittura sembra che cioè, si presentano poi in contanti, comprano, sì, e poi di là. Investivano sull'oro, visto? Eh, no? sì, vabbè, quella, quella <ride> sì, è un'altra storia. Sì. Allora, ecco, qual è la situazione? Ma guardi, il, uh, allora, poi, poi entriamo anche sul discorso sì. del commercio, sì. perché Piero toccava un tasto importante e che deve essere poi risottolineato. Allora, noi abbiamo un sistema economico dove si sono iscritte in Camera di Commercio oltre 45.000 imprese. Vorrei ricordarlo, anche qui con un po' d'orgoglio, siamo la diciottesima provincia in Italia per intensità di imprese in rapporto alla popolazione. Quindi voglio dire l'impresa da noi è un patrimonio diffuso, siamo una provincia come dire, più simile al nord est che, che al centro Italia, che all'Italia di Mezzo. Di queste 45.000 imprese, vi devo dire, negli ultimi anni tre sono stati i motori trainanti, le imprese di giovani correlate con la difficoltà di trovare un lavoro, molti giovani si mettono in proprio 3.300 imprese di giovani ogni anno, le imprese femminile e soprattutto le imprese straniere. Le imprese straniere sono in provincia di Arezzo oltre 4.000 e La progressione più importante nell'ambito degli stranieri si ha nell'etnia cinese. Quindi c'è una importantissima crescita dell'etnia cinese, soprattutto come dire, specializzata in quello che è il commercio. Quindi vediamo anche questa, questa rilevante presenza nei nostri centri urbani. Vi è una specializzazione importante settoriale fra le varie etnie, romeni e albanesi sull'edile e sulle costruzioni, indiani e pakistani nella pulimentatura metallica, nella leggera siderurgia, i cinesi nel commercio. Questi sono i dati in chiaro che risultano dalle registrazioni, dalle iscrizioni in Camera di Commercio. Quindi c'è un fenomeno importante. Che sta crescendo, da notare anche le forme giuridiche. Guardate, questo non è un particolare minimo, minimale, perché gli stranieri usano forme, eh, forme societarie molto basiche, quindi sono le ditte individuali. Non si trovano società di capitali, ma soprattutto ditte individuali. Ecco, comunque in, in sintesi vi è effettivamente questa importante crescita allineata alle altre alle altre province, da noi c'è, ecco, ripeto, questa importante crescita degli esercizi cinesi che è proprio peraltro sotto gli occhi di tutti. Pubblicità. Ultima parte di Negocio Bianco dalla Casa dell'Energia, si diceva anche delle eccellenze nell'innovazione, guardiamo questo caso ad esempio. Tecnicamente come possiamo spiegare LiveMode? Allora tecnicamente è un'applicazione, diciamo che è un'evoluzione della videocamera che permette di trasferire oltre che l'immagine anche contenuti sensibili, messaggi vocali e, e disegni sull'immagine stessa. Nasce nella Silicon Valley, ma poi torna in Europa una start-up decisamente made in Arezzo. Si tratta di un progetto innovativo che potrebbe rivoluzionare il sistema di comunicazione tra esperti e casa madre quando c'è la necessità di effettuare un qualsiasi intervento su impianti e macchinari. Sì, LiveMot è nato circa un anno e mezzo fa è un progetto che diciamo, ha trovato la propria identità in un'azienda nuova, quindi in una start-up, è un progetto che nasce con lo scopo di aiutare eh, le aziende che necessitano di uno strumento innovativo per fare manutenzione. Quindi parte da tutto quello che è il mondo dell'industria 4.0 che si è tanto sentita nominare diciamo, ma poi magari non abbiamo visto delle applicazioni pratiche e noi invece siamo voluti andare proprio sul pratico e costruire uno strumento che serva ai manutentori, eh, diciamo, agli installatori che girano eh, in giro per il mondo di diminuire la necessità di trasferte utilizzando uno strumento innovativo. Io posso inquadrare l'oggetto su cui ho un problema, inviare una foto dall'altra parte, che può essere anche dall'altra parte del mondo, okay? e aspettare che l'operatore cominci a darmi istruzioni su questo oggetto. E tutto viene elaborato direttamente dallo smartphone, quindi io posso spostarmi, appoggiare il telefono, andare a fare una lavorazione e poi continuare ad inquadrare e tutto quello che viene segnalato dall'altra parte rimane agganciato direttamente all'oggetto. L'app è ai suoi primi passi e questa esperienza ci racconta quanto il futuro del mondo del lavoro sia indubbiamente legato a questo settore, difficile però per le aziende trovare personale specializzato. Stiamo cercando insieme ad altre aziende aretine eh, del nostro calibro, insieme soprattutto a Giuseppe Bistoni che è anche il presidente del, del gruppo terziario di Confindustria, quindi nel nostro settore, di eh, lavorare insieme al Polo Universitario Aretino che, ricordo, fa parte del Politecnico di Milano quindi comunque un corso di grandissimo livello per cercare di mantenere le persone ad Arezzo piuttosto che spedirle a Milano, Firenze, Siena o altrove. Insomma. Ecco, poi c'è lo spaccato anche dell'occupazione di chi cerca lavoro e non lo trova, ma anche di chi cerca personale e non lo trova, diciamo. Quindi, è, ecco, c'è un bando no, della Camera di Commercio. Sì, per proprio, guardate, questo è un tema, una possibile soluzione una possibile linea di lavoro, diciamo meglio, per il futuro. Oggi ognuno di noi, cittadini italiani, in media si stima che stia quasi due ore a, su, su, in linea sul web, tramite il telefono, tramite il computer, tramite l'iPad. Quindi questa è veramente una frontiera dove promuovere i servizi e noi siamo in gravissimo ritardo sul digitale come sistema paese come in realtà a retina. E proprio in questo spirito la Camera di Commercio per sensibilizzare le imprese sulla frontiera del digitale, sulle opportunità del digitale, ha aperto un servizio ad Arezzo che si chiama Punto Impresa Digitale, dove dei giovani esperti sono a disposizione per consulenze mirate con le imprese, da come si fa il sito web come si può fare una strategia di marketing sul web, tutto quello in termini di consulenza, informazione e anche formazione, facciamo dei corsi mirati a questo riguardo, numerosi corsi mirati per le piccole e medie imprese, si può essere utile per affrontare una strategia di marketing sul web. Non ultimo, come diceva lei, abbiamo messo in pista e la rimetteremo per il 2019 un'opportunità di finanziamento. La prima tranche esaurita la rifinanzieremo nel 2019 per dare un contributo a coloro che investono in, sul digitale. Eh, consulenze mirate, formazione, ma anche come dire, applicativi funzionali alla digitalizzazione dell'impresa. E Oggi, appunto, per le imprese il web è, diciamo, è la frontiera, non solo da oggi, so, da diversi anni è diventata la frontiera diciamo, rispetto a, ai, diciamo, al modo classico no? anche a cui noi eravamo abituati di farsi conoscere, è cambiato tutto no? sotto questo punto di vista. È cambiato tutto, Guardi: è cambiato tutto perché il consumatore ormai per la ristrettezza dei tempi, per anche l'accessibilità la, immediata. E soprattutto i millennials, i giovani, ormai prediligono un modello di acquisto che è diverso da, dal nostro. Ecco, quindi il web è la vera frontiera dove puoi proporre peraltro il prodotto veramente all over the world. Quindi è una modalità su cui ci dovremmo cimentare nel futuro prossimissimo e nell'attualità direi. Allora, non vogliamo entrare nelle vicende intricatissime di, di Arezzo Fiere però chiedo a Davide eh, proprio alla luce di questo eh, il settore fieristico con una struttura insomma, eh, anche ampliata no? negli anni eh, cioè è questa la base della crisi cioè proprio che è un tipo di, di attività che fa, fa fatica in, al di là di quella che è stata la gestione sì, direi che ne abbiamo parlato più volte. Quell'ambiente è proprio che è la porta d'Arezzo, ma direi che è veramente un mezzo deserto, un mezzo fallimento perché evidentemente quella struttura sono una. Parlo del centro affari, una marea di milioni buttati lì e credo senza, senza avere avuto la capacità di vedere il futuro perché credo che oggi una struttura del genere sia inutile. Infatti ho visto che ultimamente ci si fa i concorsi della pubblica amministrazione, ci si fa di tutto e di più, ma il pal palazzo Fiere. Bravo, ma Fiere Congressi secondo me doveva essere la vetrina delle produzioni aretine o della zona avasta, Arezzo, Siena, insomma comunque. Eh, però oh, mi sembra che di fatto c'è solo la fiera Orafa, che anche sguella oramai, e eh, non ho capito eh, se esiste ancora o se l'abbiamo ceduta definitivamente a Vicenza, come stanno le cose. Quindi direi che quelli sono gli i grossi errori del passato. E infatti quella struttura, in questi giorni stiamo assistendo a questo scontro continuo, non si capi, io veramente faccio difficoltà anche a capire che sta succedendo. Mi sembra, sembra quasi, eh, non, non, non lo so, è la mia interpretazione che oramai ci sia questo presidente che rimane lì da solo, vuole stare lì per forza, che non, non ha più la fiducia di nessuno perché, mi è sembrato di capire, che anche la regione prenda le, le distanze, perlomeno gli ho sentito dire, ma tanto apri le eh, scadenza. scadenza, quindi evidentemente una gran fiducia non ce l'hanno e quindi direi che purtroppo Arezzo questo, questi sono gli errori eh, che la politica ha fatto e io credo che Arezzo ha sempre subito molte scelte a livello politico, soprattutto regionale perché le ha subite eh, nel senso che è stato fatto sempre Credo delle scelte non dico a favore, ma Siena politicamente sempre riuscita ad esprimere una forza all'interno del mondo della sinistra, che Arezzo non è mai riuscita, e Siena ha ottenuto molto di più di quello che poi è toccato Arezzo, perché io mi ricordo anche il discorso del centro affari, erano delle compensazioni all'interno della regione e direi che era molto meglio se avevamo avuto noi l'opportunità di avere un'università nostra e invece di avere il centro affari che co con i soldi che è costato il centro affari ci si poteva veramente fare un'università nostra così come ci si potevano fare eh, tante altre cose io penso all'aeroporto che l'aeroporto qui ad Arezzo avrebbe veramente cambiato le sorti della città ma penso anche questo tuttora è possibile la stazione e quindi l'opportunità la, la, no. la stazione d'Arezzo con tutti i suoi limiti però per il, abbiamo visto che funziona con l'alta velocità e io penso la possibilità di portare Italo ad Arezzo e quando io anche ne ho parlato con qualche amministratore dice eh, ma una società privata vorrebbe dei soldi, è eh, certo e perché, perché pensate che. La Ryanair dove porta gli aerei, dove porta i suoi aerei non vuole i soldi dagli aerei in locali. Umbria, il, per retro, sapete ma che c'era quel treno sì. che va a Milano, no? adesso parte la Perugia non parte certo. più e c'è stato, stato il contributo io della regione riporto, e sta avendo un grande successo io riporto sempre l'esperienza di Bergamo cioè di Bergamo grazie alla Ryanair è diventata la seconda città turistica della Lombardia eh, ma si parla di qualche milione di turisti portati dalla Ryanair ma non solo L'Università di Bergamo da 6 7000 matricole ha superato i 20.000 matricole grazie alla Ryanair perché tutte le ragazze dal meridione, eh, quindi prendono il volo con 27-30 euro comprandosi biglietti prima, vanno a Bergamo a studiare, oltretutto si trovano in una realtà vivace, eccetera, quindi hanno tutto un interesse. Quindi io credo che Arezzo, chi amministra, non, non si debba concentrare. Eh, su, come, su errori fatti precedentemente, ribadisco: abbiamo questa stazione che, bene o male, abbiamo la fortuna di avere l'alta velocità, la possibilità, di, di, facendogli perdere pochi minuti ai treni e quindi farli fermare a Rezzo. Eh, e quindi io credo che a Rezzo ne dovremmo far fermare di più. Considerate che, per esempio, c'è. Il treno, l'alta velocità, che ora parte da Venezia e va a Fiumicino, io dico: Ma facciamo fermare anche Arezzo? fermare Reggio Emilia, sì, sì. facciamolo fermare anche Arezzo. Sarebbe Arezzo-Fiumicino. Se Vigenza, pensiamo, sì. due, due treni, uno la mattina e uno la sera, voi immaginate cosa vuol dire l'aeroporto di Fiumicino? Milioni di passeggeri che ci arrivano, dirgli vendere i pacchetti con la possibilità di prendere il treno a Fiumicino, scendere a Arezzo, magari rimanere il fine settimana a Arezzo, ma, eh, però mi se, sono sentito dire, eh, ma Italo per Ferrazio vorrebbe soldi, e eh, si trovano. <ride> allora, flash finale... Eh, dici Davide, scusa, te dici che eh, va superato questo momento appunto di Arezzo Fiere, eccetera, eccetera, Ci sono priorità e, diverse. E quindi. andare a cercare appunto priorità diverse per <ride> cercare... Per cercare, appunto, Io video. non so ora la, la struttura cosa ci si possa fare in alternativa, però secondo me comincerai veramente a pensare cosa ci si può fare in alternativa, perché se va bene, facciamo diventare lì, ci si farà i concorsi pubblici di tutta Italia, visto che abbiamo la fortuna di essere in centro Italia. Ben venga, allora a maggior ragione, I congressi aumentiamo, congressi. aumentiamo gli, i treni ad alto. Ah. Finale, Treni ad alta velocità toglie, che arrivano ad Arezzo. Chiudere, allora, sì. Il tema delle infrastrutture, come lei diceva, è sicuramente centrale. Come Camera di commercio, l'abbiamo studiato da anni. Il discorso della fermata sull'alta velocità, assolutamente strategico. Il discorso della Due Mari: Arezzo è al centro esatto, fra il Tirreno e l'Adriatico, in direttrice nord-sud. Quindi ci sono tutte le carte anche qui per giocare un ruolo. Sono d'accordo con lei, soprattutto sull'alta velocità, perché supera gli aeroporti. Gli aeroporti in Italia sono un numero strabiliante. Il treno ad alta velocità ti dà la possibilità di arrivare in centro di una città italiana in un battibaleno e questo ci riporterebbe in una centralità. Su Arezzo Fiere, io mh, posso solo esprimermi dicendo che. Siamo convinti nelle potenzialità della struttura. Oggi guardate i quartieri feristici lavorano in partenariato con altri, quindi ruotandoci anche gli eventi, quindi le potenzialità ci sono ancora. Eh, Arezzo Fiere peraltro è dotata di un certo congressuale convegnistico all'avanguardia che è il più grande da Firenze a Roma. Quindi la potenzialità strutturale. C'è, c'è e come, quindi anche sul settore Siamo del convento è vicino conve... all'autostrada eh, all un quartiere feristico a misura di crisi, quindi non enorme, non i 300.000 metri quadrati di Roma, che è veramente una cattedrale nel deserto, ma a misura di realtà economica di settore come l'oreficeria o di altre realtà vicino all'autostrada quindi sempre in tema di infrastrutture ma anche come dire con questa modularità funzionale per il convegnistico e il congressuale che può essere estremamente attrattiva quindi per quelli che ci ascoltano al di là della nostra provincia per dire, eh, abbiamo gente, tanta gente che ci ascolta, diciamo che Arezzo c'è e l'economia Arezzo è Sta soffrendo, però riprenderà, e quindi ecco, noi per quanto riguarda i turisti vi aspettiamo. Facciamo tanti auguri, buone feste, buone feste. Anche se saremo la prossima settimana saremo comunque qui con il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, che immagino su Arezzo Pieca avrà qualcosa da dire ovviamente. Dalla sua parte non solo, e non solo, parleremo ovviamente di tanti altri argomenti. Grazie mille al segretario generale, il dottor grazie Giuseppe Salvini, voi. buon lavoro, grazie, saranno grazie. mesi intensi. Grazie a Davide Faltone, Piero Franchini, buona sera.